Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere Ranch Simulator dopo la patch del 30 di aprile e i cambiamenti che sono stati effettuati. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi, allora oggi andiamo a vedere se effettivamente c'è stato questo aggiornamento. Intanto mi carico sul camion le uova che le vado a vendere. Ok, poi andiamo a controllare un attimino qui la stalla se gli animali sono ancora tutti vivi. Stanno dormendo perché loro di notte, vedete, dormono. Quindi sì, qua tutto pieno, non ci sono problematiche. Questi che fanno tutti e tre? Boh, strane cose. Ah, fammi pulire un po' un attimino qua. Che schifo. Ah no, quella è una pietra. E qua pare che morti finora qui non ce n'è, per fortuna. Ok, allora andiamo a vedere dal negozio se hanno aggiunto qualche cosa. Dunque, allora ho fatto il giro un po' più lungo perché mi sono accorta che la benzina è poca, quindi mi conviene anche andare a fare un pieno nel frattempo. Tanto a quest'ora probabilmente la tipa sarà chiusa, starà dormendo, si spera che dorma, non sia sempre al cellulare. E quindi ne approfitto per andare a fare un po' di benzina. Dunque, allora vediamo un attimo se mi ricordo come si faceva. Ok, prendiamo. Dove va la benzina qua? Dunque, vediamo un po' dove c'è. Dove potrebbe andare? Oh, santo cielo, ma dov'è il buco per la benzina? Ah, eccolo qui, cavoli, cioè non si vedeva. Allora, vediamo un attimo come che funzionava, che non mi ricordo nemmeno più come funzionava. Allora, dai. No, sono entrato dentro la macchina, voglio fare il pieno. Ok. Però non ti fa vedere una tacca. Boh, forse quando è pieno si blocca, mi auguro. Non saprei. Quanto vado a spendere? Ah, ecco, sì, si è bloccato, perfetto. Ok, basta. E poi andiamo a toglierlo. Ok, allora adesso c'ho il pieno e allora andiamo all'empolio. Allora, qui vedendo, praticamente come si dice, non c'è stata nessuna roba strana, nel senso cioè nessuna aggiunta, perché qui abbiamo una ferramenta. Io pensavo, ma non dovevano mettere, scusate, il negozio, il fast food, avevano detto. Boh. Allora, intanto andiamo a vedere all'Emporio dobbiamo andare, quindi dobbiamo fare tutto sto giro qui. Passiamo anche dal concessionario. L'ho allungata un pochettino perché appunto dovevo venire a fare benzina. Allora, passando qui sulla strada ho trovato il fast food. Se, evidentemente non l'hanno messo ancora sulla mappa, però c'è, eccolo qui. Andiamo un attimo a guardare. Mi sembra uguale identico a quello che c'è su 3D Simulator, cioè boh. Ed è anche aperto, perfetto. Dunque, allora. Ah sì, l'avevo fatto vedere già nelle screen, giusto? Ecco dove l'avevo visto. Dunque, allora, vediamo se si può comprare qualcosa intanto. Mi sembra che anche qui c'è il deserto. Non c'è da poter interagire con niente. Scusa, se io devo vendere la roba. Ah, ecco, qua c'è il carrello, ok. Allora, vediamo un po' cosa chiede. Prodotti richiesti, maiale. Ah, quindi un maiale intero o la carne? Forse no, polpette di pollo, quindi portare le galline. Oppure bisogna farla sta polpetta, non lo so. Formaggio muffa blu. Moltiplicatore del prezzo X 1,7. Boh, poi cercheremo di approfondire questo discorso. Qua è chiuso. Quindi vabbè, li potrei provare a vedere quanto mi paga il maiale. Ma un maiale, cioè, boh, non lo so se intende un maiale intero o la carne di maiale, forse la carne, vabbè, poi vediamo, dovrebbe pagare di più rispetto alla, ah ecco qua, la signora lì, allora vediamo un po', è qui solo per vendere, ok, va bene, allora per il momento ci sono soltanto queste cose qui, poi lo vedrò quando ci avrò il maiale, perché al momento non l'ho portato, quindi andare lì dalla signora è totalmente inutile, perché io volevo vedere questa cosa.
Comunque, visto che già che sono di strada, il più è stato fatto, ma qua c'è il lago, che bello, aiuto. E andiamo lo stesso all'Emporio, così vediamo se magari hanno aggiunto qualche cosa lì nel negozio, giusto per curiosità, e poi magari torniamo in base, e in base, vabbè, non è il gioco che c'ho la base, nel ranch, al ranch torniamo, e vediamo un po' se c'è qualche costruzione nuova da fare, perché vedo che ci sono ste polpette di pollo da fare, non so se come vanno fatte. Allora, qui c'è qualche altra novità. Fermiamo. Ah no, già l'hanno messo fuori, giusto, è vero. Hanno cambiato proprio qui il negozio, vedete, l'hanno messo fuori come avevo spiegato. Allora, ragazzi, no, ecco, adesso mi viene in mente che comunque oltre a questa patch ne faranno poi un'altra grande. Nel mese di giugno, non so bene la data, poi magari ve lo farò sapere più avanti, dove praticamente. Oh, questa si è tolta dal cellulare finalmente. E andranno ad aggiungere ovviamente altre nuove cose, però è molto importante stare attenti, e quindi anch'io non giocherò più tanto a questo gioco perché pare inutile, perché con la prossima patch di giugno andranno a fare il wipe, cioè si perderà praticamente tutto quello che si è fatto, e quindi è inutile anche andare troppo avanti perché se poi fanno il wipe. Allora, vediamo. Sì, hanno aggiunto un po' di cose infatti. Allora, vedo questo qui, contenitore termico, che è una cosa nuova che probabilmente servirà per quando andiamo a cucinare tipo le polpette, queste cose qua. Poi una padella che probabilmente servirà per fare queste. Compriamola, va, così almeno capiamo un po'. Ah, oh, hanno messo finalmente. Ah no, pensavo che fosse una pistola normale. Lo storditore servirà per stordire gli animali, che non so bene in che modalità possa servire, però. Poi hanno messo il tritacarne, l'insaccatrice manuale per salsicce, quindi questa è roba che ci serve, ragazzi. Però vedete che prezzi. Allora, il tritacarne manuale, compriamolo. Poi abbiamo quello elettrico, ma costa 1435 dollari. Insaccatrice elettrica per salsicce, quasi 1000 dollari. E poi qui hanno messo la muffa bianca e la muffa blu. Infatti dicevo che lì compravano il formaggio con la muffa blu. Quindi la muffa va aggiunta. Pensavo che si facesse. Poi che altro hanno messo? Questo non so se c'era già. Ah, rimorchio dell'auto. Questo qui mi sembra nuovo e basta. Dunque, vabbè, un po' di cosucce sono state aggiunte. Perfetto. Allora andiamo a comprare anche un po' di proiettili, va? Che non mi ricordo più bene se li avevo. Dunque, allora, intanto spendiamo già 535 dollari, che sono abbastanza sti soldi, però speriamo di incominciare a fare un po' di soldi con queste nuove attività. Dunque, allora, torniamo ora al ranch e cerchiamo di capire come andare a utilizzare sta pentola. Anzi, no, devo prendere la roba già. Cavoli, se ci fosse un servizio che. Dov'era? Oh, mamma mia, è sparsa da tutte le parti. Un servizio che te la porta a casa. Si fa. Prima. Allora, adesso carico il tutto. Ah, già, li dovevo vendere le uova. Non lo ricordavo più. Meno male che ho aperto. C'è una memoria estrema io. Dunque, allora, salve. Ah, no, bisognava metterle qua, giusto. Adesso mi ero abituata ad andare dentro. Quindi andiamo a vendere tutte queste uova. No, perché mi vende anche questo? Ah, ma cioè, posso vendere soltanto questo e faccio 84, vabbè. Insomma, alla fine non è che sia tutto sto granché ste uova. Dunque, allora, vabbè, prendiamo altre cose, riprendiamoci questo. Ok. E ora prendo tutta l'altra roba. Guardate quanta roba, me l'ha sparsa un po' tutta da tutte le parti. Dunque, allora, prendiamo sta pentola. Allora, ho messo qui il tritacarne, perché è l'unico tavolo, volevo anche un tavolo più grande, e qui mi fa vedere che tenendo in mano la pentola si può mettere anche la pentola sotto, quindi magari forse ne servivano anche due. E poi anche qua li posso cucinare, ecco. Quindi sì, converrebbe prenderne un'altra, vabbè, devo andare fino là. Comunque, tanto anche andare a recuperare la macchina, quella più piccola, è anche un po' inutile ora come ora, perché se poi, vabbè che fino a giugno fanno sto wipe. Si dovrebbe perdere anche, penso, le auto.
Dunque, allora prendiamo anche questa cosa qui del della muffa. Per ora ho preso soltanto questa scatoletta qua, questa confezione di muffa blu, perché boh, vediamo quante ne serve. Sinceramente non ho idea quanto bisogna metterne. Insomma, sì, infatti ci servirebbe un tavolo un po' più grande, perché dove la metto tutta sta roba? Ok, vabbè, ci sta. Dunque, allora, come funziona qui? Premi per prendere, ma come accendo qua il tutto? Non ho idea. Dunque, allora, intanto possiamo provare a ammazzare un pollo, poraccio. Le polpette di pollo. Probabilmente si dovrà mettere la carne lì dentro a quel tritatutto. Andiamo a vedere qua i polli che fine abbiano fatto. Non lo so. Allora, prendiamone uno. Scusami, mi spiace tantissimo. Però se morissero. Cioè, adesso anche questo li devo sparare così come fosse. Aspetta, mettiamolo dove si vede un po'. Allora. Ma così a bruciapelo. Ma non hai pallottole. Dai, che scappa. No, ma dove mi spara? Ma no, che tutti vedono. Oh santo cielo, povera bestia. Allora. Sì, ma però non lo so se si uccide così realmente un pollo, però. Allora, vediamo un po'. Mazza, insomma così. Cioè, guarda, sono tutte agitate. Sì, vabbè, la prossima volta lo faccio di nascosto. Allora, andiamo a vedere. Ma, cioè, come lo cucino sta cosa qui? Ma tutta sta roba qui vado qui dentro. Ammazzalo se ci sia stato tutto. Ok, allora. Allora, vediamo un po'. Per ruotare. Ah, giusto. Come. Ah, ragazzi, no, che stupida la pentola. No, aspetta. L'ho sprecato. È vero, la pentola ci vuole qua. Ok. E cioè. Ok, vabbè, è già era pieno. Ok, che schifo. Dunque, allora, ma bisogna cuocere o le polpette gli vanno bene? Ma adesso non me ne fa più mettere qua, perché? No! Ma perché? Dio, che schifo. Ma che cos'è? Mamma mia. Ops. Ma perché non me le fa mettere? Cioè, boh. Oh. Vabbè, tanto l'igiene ormai. No, ma che schifo. Cioè, boh. Allora, mi fa smettere soltanto quando. Mamma mia. Beh, scusa, ma. Non riesco più a metterlo dentro. Allora, vabbè, questa porcheria qua, dove. Cosa ne faccio? Una polpetta questa? Cioè, che cos'è? Boh. Non lo so, cioè, che cos'è questa schifezza? È una polpetta, giusto? Boh, non lo so, bisogna cuocerla, non lo so. Dunque, allora, non so veramente se quella lì è una polpetta o che schifo è, boh. Vabbè, intanto prendiamo un po' di latte, va, che già che devo andare poi là a fare la prova di vendere quella specie di polpetta, chiamiamola così perché tutto è tranne che è una polpetta quella fare, non so. Ma lei la pentola non me la fa mettere, quindi non ho idea di come funzioni. E poi non potevamo fare anche. Ma guarda che poco. Mamma mia. Ok, allora andiamo a metterlo qui dentro. Adesso come faccio a capire quella che ho già munto? Boh. Allora, tasto E perché qua non mi ricordo più i comandi. Ok. E ora vabbè, andiamo a fare anche le altre mucche e tutto quanto. Poi partiamo di nuovo, andiamo a vedere. No, ragazzi, ho lasciato aperto un attimino. È uscito il mondo intero. Ma questi qui non aspettavano altro. Ma dai, che strazio. Allora, ora ci metterò 20 minuti per rimetterli dentro. Ma che. Ah, meno male che quello forse segue questo. Venite. Ma è una roba assurda che appena apri ti escano così. Te. Ma perché ogni volta. Vieni, dai. Questi ancora non sono abbastanza gonfi per poterli. Abbastanza grossi, più che gonfi. Allora. Ok,
Guarda quella dove è andata a finire. Mamma mia, qui tocca stare allerta. Che... Oh. Aspetta, aspetta. Oh, ma ce n'è un'altra lama. Quanti ce n'ho? E sono uscite tutte in un nanosecondo. Tra l'altro. Andate a mangiare, va. Sta già diventando buio. E che caspita di... No, aspetta, mamma mia. Dunque, allora, non l'avevo fatto vedere prima, non me ne ero nemmeno accorta, ma qua c'è il concessionario, quindi il fast food è diventato, praticamente sta di fronte. Qua cos'è che c'è invece? Ah, una specie di... Ah, sì, era l'officina del... dove possiamo cambiare i colori dell'auto, eccetera. Allora, il fast food, stavo dicendo, appunto, sta qui dove c'è il concessionario, ragazzi, perché la mappa non lo segna. Ma giusto per capire dove che era, infatti. Dunque, allora proviamo a vedere se questa polpetta va bene così, ma boh. Cioè. Ok, poi magari vedrò più nel dettaglio in un altro episodio bene come che si fanno queste cose. Ah, ma è chiuso, ho dato l'orario. Cioè, è vero. Qua purtroppo passa talmente veloce il tempo e dura molto di più la notte. Ma che bella polpettona, eh. Bellissima, cioè sembra più che altro un pupazzo di neve, boh, vabbè. Dunque, allora, finalmente aperto. E dov'è che era la vendita? Va, boh, proviamo a vedere qua. Lasciamo sta polpettina, l'igiene è al massimo anche qui. Allora, una polpetta di pollo però cruda, 25, ma era cruda che gliela dovevo fare o cotta? Quindi 25, ragazzi, quanto costa una gallina poi? Mi ricordo, allora. Ma ha cambiato qua. Ma perché? Cioè, perché ha cambiato? Adesso non prende più quello di stamattina. Ti prende anche meno, perché mi pare che era 1,7. Qui dice una cagliata, un cacciagione e poi un pollo intero. Ma la polpetta è. Cioè. Beh. Vabbè, ragazzi, cioè. Non lo so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Vi ringrazio di aver visto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, aiutatemi a capire come funziona sto nuovo fast food, ciao a tutti e alla prossima!